La nostra storia comincia in un pomeriggio di agosto, alla periferia di Genova, in un grande prato, dove la folla si accalca per assistere all'inizio di un'impresa eccezionale. La speleologa Margherita Rossi si accinge a compiere uno straordinario esperimento scientifico. Signora Rossi, quanti giorni pensa che resisterà in fondo alla grotta del Ghiro? Pensa che il mestiere di speleologa sia adatto a una madre di famiglia? Questo dovreste chiederlo ai miei bambini. Tu, Michele, hai qualcosa da dire alla stampa? Sono enormemente, grandissimamente fiero di avere una mamma così brava. Ciao, papà. Stai attento alla mamma. E scriveteci come va l'esperimento. Ciao, papà. Ciao. Mentre il treno si allontanava da Genova, la signora Rossi dava inizio alla sua impresa. Tutto bene? Passo. Tutto bene. Ho messo un po' d'ordine e adesso la grotta è davvero carina. Il treno, intanto, continuava a filare nella notte. Guarda, Francesca, è la notte di San Lorenzo. Vieni a vedere le stelle cadenti. Eccone una, l'ho vista! Eccone un'altra, là in alto. Quante? Ma quella cos'è? Una stella, no? Che stella strana! Guarda, che bella, che grande! Adesso arriveremo in ritardo. Forse è successo qualcosa. Secondo me è stata quella stella cadente.